che le città assumono un fascino particolare di notte. E Firenze non è da meno. Tutti la conosciamo come culla del Rinascimento, ma fra il 1700 e il 1800 si popola di caffè frequentati da artisti, filosofi, letterati, politici. Locali che alcune volte erano anche segreti. Esattamente come il bar in cui stiamo per entrare, il Rasputin. Ciao ragazzi, benvenuti al Rasputin. Buonasera. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Come stai? Bene, molto bene. Voi come state? Bene. 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 Che meraviglia, questa macchina che cos'è? Questa è una bottiglia rosatrice, è un brevetto torinese del 1907. In realtà non ho trovato grandi informazioni su quello per quale veniva utilizzata, però probabilmente, vista l'epoca e visto la provenienza, era un dispenser di vermut. E questo è vermut? No, questo è un Negroni, perché giustamente siamo a Firenze e quest'anno è il centenario del cocktail Negroni e abbiamo deciso di dare un piccolo assaggio di Negroni a tutti i nostri ospiti. Giulia ne sa qualcosa, eh? Sì, assolutamente sì. Senti, venendo invece a Rasputin, perché Rasputin? È curioso come nome. Allora, Rasputin si ispira appunto al personaggio perché diciamo che l'ambientazione che abbiamo voluto dare al bar, quindi l'ambientazione che ricorda un salotto vittoriano, è proprio quell'era storica in cui ho visto Rasputin, quindi fra la fine dell'Ottocento e il 1900. È morto nel 1916. E oltre a questo, era un personaggio estremamente misterioso. Chi conosce un po' la storia di Rasputin era questo personaggio ambiguo fra il religioso e il politico, molto influente alla corte dello zar, e quindi richiama subito il mistero e direi una figura perfetta, diciamo, di richiamo per un secret bar. Oh, Massimo, allora, ha detto secret bar. Sì, vuoi sapere che cos'è? Vogliamo? Un bar. Io lo so che Io cos'è non lo un so, secret prova bar. Prova a spiegarlo. Beh, Daniele nominava un periodo storico ben preciso che ha anticipato quello che poi negli Stati Uniti si chiamerà proibizionismo, cioè quando effettivamente esplodono gli speakeasy, no? Quei bar segreti in cui si entrava con una parola d'ordine. Il secret bar era semplicemente un bar segreto, no? E ne esistevano già altri. Infatti noi ci tiamo molto a dire che siamo un secret bar e non uno speakeasy. Uno speakeasy richiama uno stile preciso di locale, che era quello appunto dell'America proibizionista, del Wall Street Act. E il secret bar è uno stile che appunto, come diceva Massimo, c'è sempre stato. Sin dal 600 in Messico c'erano le pulcherie, nel momento in cui l'alcol era illegale, che erano al loro modo le secret bar. È quel posto in cui, secondo noi, entri, puoi lasciare fuori quello che sei, i tuoi problemi, chiunque tu sia, e nel momento in cui entri dentro sei semplicemente un ospite del bar. Allora io a questo punto, anche noi lasciamo fuori tutto e ci facciamo preparare qualcosa da Daniele. Non ci opporremo mai. No. Oh, bellissimo. Cosa mi hai preparato? Allora, a te Giulio ho preparato un oni. La nostra cocktailista è ispirata ai sette peccati capitali. Mm-hmm. Gli oni erano nella mitologia giapponese dei demoni, molto rabbiosi, molto furiosi, infatti fanno parte della sezione dell'ira. Essendo ispirata alla mitologia giapponese abbiamo cercato di utilizzare appunto ingredienti che vengono dalla terra del Sol Levante. La base è Rokujin, quindi abbiamo un gin distillato in Giappone, del sake, del succo di yuzu, dello sciroppo al pepe sancho, una punta di Midori e sopra c'è una tintura di sashimi togarashi. È un mix di spezie giapponesi, si usa nella cucina, si usa tradizionalmente sia nella cucina più popolare sia in quella un attimino più lussuosa. Allora, intanto volevo sapere come hai preparato la spuma, perché mi era sembrato molto interessante. Allora, in realtà questo è un velluto, è una tecnica che viene dalla cucina molecolare, poi riapplicata appunto alla miscelazione molecolare, e viene preparata praticamente con una base alcolica che è fondamentale nel nostro caso, una tintura, quindi abbiamo questo mix di spezie infuso nell'alcol, una parte zuccherina e del sucro estere di acidi grassi, che praticamente, grazie a un movimento molto veloce, che in pratica stabilizza l'aria all'interno del liquido. È lo stesso effetto di un cappuccino, semplicemente lavoriamo sul freddo anziché sul caldo. Invece per Giampiero che hai preparato? Che bellezza, quindi questo è un bel cocktail con single malt, whisky scozzese. Esatto. Vediamo, perché non si tratta di single malt?
Single malt perché è composto da whisky provenienti tutti dalla stessa distilleria. Quindi in questo caso prende il nome di single malt, altrimenti se fosse una miscela di whisky provenienti da distillerie differenti si chiamerebbe blended. E... buono, devo dire che hai ragione, nel senso che normalmente la miscelazione con single malt non è facile, perché rispetto al whisky, non so, al bourbon, quindi al whisky americano, ha note più complesse, o alcuni blend, ha note più complesse e di conseguenza è più difficile da miscelare. Tu come lavori, come approcci al single malt? Allora, secondo me l'approccio sbagliato di un single malt è riproporre un cocktail che già esiste con il whisky e riproporlo interamente con un single malt. I single malt hanno un carattere molto molto preciso, spesso e volentieri, con le dovute eccezioni, chiaramente rispecchiano anche il territorio in cui vengono prodotti, quindi c'è un certo carattere veramente, veramente forte, pesante quasi. Esempio, questo era un Craig Hellachie, che note ha secondo te in tre parole, se sì. Dovessi definirlo? Erbaceo, floreale, fresco. Perfetto, okay. Quindi devi fare un drink che risposi bene con erbaceo, floreale, fresco. Fresco. Anche il fumo non è tutto uguale. Certo. Quindi la torba avrà un certo profumo, così come il fumo dell'affumicatore, diciamo il legno bruciato, certo, avrà un altro profumo, che tra l'altro è già stato infuso in un whisky torbato di un'altra zona, quindi avrà un altro profumo ancora, allora, di tre fumi differenti. E invece per Massimo? Questo invece è il Don Giovanni, è composto da grappa, acqua di cedro, maraschino e liquore alla genziana. Questa volta abbiamo una miscela di soli ingredienti italiani. La caratteristica è che gli facciamo subire un piccolo invecchiamento in botte, in una botte molto piccola, ovviamente più piccola. Creiamo un micrometro solera, cioè quando la botte arriva all'incirca alla metà la riempiamo con liquido nuovo. Una cosa che mi piace di questi tre drink visti insieme è che c'è una progressione di colori, cioè di semplicità. Questo è quello più semplice, potrebbe essere anche un bicchiere d'acqua. Nel suo già c'è del colore, c'è della spuma e in quello abbiamo visto del fumo. Sono un po' le tre immagini del bar, no? Per cui ci si diverte a fare delle cose sempre più fantasiose, però quello che in realtà apparentemente sembra semplice invece ha un'estrema complessità.